propongo oggi un bel workout dedicato all'intercoscia. Già dormi, ai nostri adduttori. Quindi specifico per questa parte. Io utilizzerò un cuscino ed un asciugamano. Quindi andate a recuperare questi due attrezzi per il nostro lavoro perché poi si parte. Il workout io lo ripeterò per due round, quindi per un totale di una ventina di minuti circa. Nulla ti viene se sei a livello avanzato oppure se hai voglia oggi di lavorare intensamente su questa parte specifica, anche di ripetere un workout per un terzo round. Io ci sono, siamo pronti? Abbiamo preso i nostri attrezzi? Molto bene, e allora partiamo subito. Iniziamo il nostro workout dedicato all'interno coscia prendendo il nostro cuscino e posizionandolo appunto in mezzo alle nostre ginocchia, gomiti sotto esattamente in linea con le nostre spalle, andiamo in tabletop position e da qui andiamo semplicemente ad attivare il nostro interno coscia, squeeze, quindi stringendo leggermente il nostro cuscino, tutto questo per 45 secondi. Pronti a partire in 3, 2, 1, via. Vado in questa posizione, butto fuori l'aria e stringo gentilmente il mio cuscino, attivando appunto il mio interno coscia, butto bene fuori l'aria, svuoto bene ad ogni volta, quindi attivo anche bene il leopardo pelvico, sono leggermente in curva con la zona lombare, mentre con la parte superiore sono ben aperta. Fuori l'aria ogni volta, stringo bene il mio cuscino, stringo, stringo, stringo. Ancora fuori, gli ultimi secondi stringo, stringo e sto, molto bene. Da qui vado a mettere il cuscino invece ad altezza delle mie caviglie. Capite? Per il prossimo esercizio piego, inspiro, butto fuori l'aria, stendo le gambe, stringendo appunto sempre l'interno coscia, quindi le mie gambe bene in parallelo. Pronti? Via! Fuori l'aria, e piego, fuori l'aria, ritorno, ancora stendo, stringi bene l'interno coscia, vai su e ritorno e allungo le gambe, naturalmente lavora tantissimo anche il mio addome, il mio centro e allungo, prova ad allungare le gambe lì davanti a me, fuori es, ritorno, ancora allungo, stendo, allungo, tenendo sempre in contrazione gli addominali, gli ultimi due e uno e sto, ritorno sempre con il cuscino in mezzo alle ginocchia questa volta, talloni alti, ok, sollevati e andiamo in un bridge, stringo sempre e ritorno con i talloni sollevati, via, stringo su e giù, naturalmente un bridge. Quindi non c'è articolazione della colonna, la schiena dritta, spingo semplicemente il bacino su e giù, su e giù, ancora vado su, giù, senza ovviamente arcare la zona lombare, sempre tenendo in contrazione i miei addominali, stringo bene, su e giù, su, giù, ancora su. E su, gli ultimi secondi, su e sto. Mi giro su un fianco questa volta e vado a mettere il cuscino qui all'altezza del mio ginocchio, con la punta del piede su. Fermo proprio questo cuscino, la gamba di terra e tesa, super tesa. Da qui vado solo su e giù, la gamba di terra appunto tesa, lavoro bene bene con l'interno coscia nel mio caso della gamba destra e butto fuori la mia volta su, giù, via, fuori as, ritorno, su, giù. Posso mantenere questa mano qui sul fianco o davanti al mio petto e piano piano porto la gamba super tesa su e giù al soffitto, rimango su con il polso verso l'alto, vai su, 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 su,
e lascio, molto bene, stessa cosa dall'altra parte, quindi vado con la punta del piede sopra il cuscino, cuscino ad altezza del mio ginocchio e vado su e giù con la gamba tesa, su, giù. Ancora su, giù, su, giù, su. Rimango su, piccoli passi verso l'alto, vai, su. Ancora vai, gli ultimi, su. Su, su e stop. Molto bene. Prossimo, per il prossimo esercizio invece vado a posizionare il ginocchio. Ok, qui. Da qui devo aprire e chiudere, quindi fuori dal materassino. Open and close. Apro e stringo dall'interno coscia e chiudo. Naturalmente attivo bene anche il gluteo e tutta la muscolatura interna. Dovete pensare di risucchiare, è ottimo questo anche per il pavimento pelvico, come tutto quello che d'altronde stiamo facendo fino adesso. Ottimo, e pensate di risucchiare quasi un fazzolettino. Vai, stringo e di nuovo apro, fuori S, ritorno, l'ultima volta, ancora su, non è vero, non è l'ultima volta, stringo, l'ultimo e sto. Andiamo dall'altra parte. Se avete fastidio sull'altro ginocchio, posizionate l'asciugamano, ok? Pronti a partire? Parto con le ginocchia aperte, larghezza delle mie anche, e vado open and close. Meglio, con il ginocchio sull'asciugamano, molto meglio. Open and close. Naturalmente apro, in questo caso con la destra, e chiudo il risucchio. Apro e chiudo, di nuovo apro e chiudo, and open and close, ancora apro e chiudo, e apro e chiudo, e apro, chiudo, si inizia a sentire, apro, and open and close, e apro e chiudo, ancora. E sto, molto bene. Andiamo questa volta su. Su, 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 su. Possiamo anche tenerci il cuscino qui in mano. La posizione sono forte, quindi divarico bene le mie gambe e le extra ruoto. Da qui vado. Tremolo il ginocchio verso il basso, spingendo dal tallone esterno. Vado, uno, due, tre, e stendo. Di nuovo, uno, ginocchio non parte verso l'esterno e spingo, di nuovo uno, due, tre, spingo dal tallone e vado uno, due, tre e su, ancora giù, giù, giù e su e giù, 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 su, ancora giù, rimango giù per i piccoli pulses, vai, rimani giù, 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 spalla aperta, schiena dritta e stop. Per il prossimo vado a prendere l'asciugamano, ok? Per scivolare meglio, metto il piede destro sull'asciugamano e questa volta vado con la gamba destra, scivolo, vado in bel side lunge e ritorno. Vado giù, la gamba di terra è super tesa, ritorno. Le spalle sono aperte, la schiena è dritta, il peso è bene, bene, bene qui sul tallone della gamba che si apre. Le dita sono leggermente ruotate verso l'esterno, così come il ginocchio. E ritorno. Vado giù e fuori a ritorno. Giù dall'interno coscia. Lavoro la gamba, destra in questo caso, ma anche assolutamente la gamba di terra. In. Ancora uno e due.
Ancora. Stringi bene. Gli ultimi secondi. E stop. Primo round andato. Molto bene, andiamo subito con il secondo round. Quindi riposizioniamo bene il nostro cuscino in mezzo alle ginocchia e andiamo con i nostri squeeze. Quindi piano piano, buttando fuori l'aria, vado ad attivare profondamente il mio interno coscia, ma ripeto anche il pavimento pelvico, tutta la muscolatura interna, le tue gambe, buttando fuori l'aria. Quindi è importantissima la respirazione. Inspiro nel naso e ogni volta che mi squeeze, che faccio squeeze, butto fuori l'aria. Accompagnate bene il movimento con il respiro, soprattutto in questi movimenti di attivazione è fondamentale. Ancora per qualche secondo. E stop, molto bene. Vado a posizionare il cuscino adesso all'interno dei miei malleoli. E andiamo a piegare e stendere le gambe in avanti. Pronti? In 3, 2, 1, via. In ed esci. In. Oltre a stendere e a piegare le gambe, stringo bene il mio cuscino. Butto fuori l'aria. Faccio naturalmente attenzione a dove stendo e lungo le gambe. Non devo inarcare la schiena, quindi assolutamente non devo ruotare il bacino in avanti. Anche qui respirazione è fondamentale. In. Ancora. L'ultimo. E stop. Ok. Vado a mettere questa volta di nuovo il cuscino in mezzo alle mie ginocchia, piedi paralleli alla dita del mio anche, vado sulle punte e porto il bacino su e giù. Pronti? Su, squeeze e ritorno. Quindi un bel bridge, stringendo tutto, stringendo il mio cuscino, naturalmente stringendo i glutei e hamstring, quindi tutta la muscolatura posteriore delle mie gambe, senza inarcare la zona lombare e senza gravare sulla parte alta, quindi senza sentire fastidio sulla zona cervicale. Vai, butto fuori l'aria, ritorno di nuovo su e giù, ancora su, giù, stringi su, giù, su, giù, l'ultima volta e stop, molto bene. Giro questa volta sul fianco e vado a posizionare il cuscino sul ginocchio, sopra la punta del piede, schiena dritta e vado su e giù, gamba super tesa, su, giù. Mi raccomando, movimenti lenti, controllati. Sto un secondo su e ritorno. Butto fuori S, ritorno, ancora su e giù, e vado su, giù, e su, giù, su, rimani piccoli passi sverso senza scendere, su, 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 ancora, due, uno, e lascio. Bene, vado dall'altra parte, stessa cosa, posiziono bene, punta del piede sopra, ginocchio e cuscino all'interno del ginocchio e vado su e giù con la gamba di terra, nel mio caso la sinistra, e su, giù, prendo il cuscino su, giù, ancora su, e su. E su, ancora su, su,
Rimango su piccoli palzi, su e giù, su e giù. Ultimi. 3, 2, 1 e stop. Molto bene, per il prossimo inside kneeling, cioè in kneeling position, scusate, vado ad appoggiare un ginocchio sul cuscino e l'altro sull'asciugamano. E apro e chiudo. Open and close. Apro e butto fuori l'aria e chiudo. Quindi lavoro anche con il gluteo. Sto lavorando con questa gamba, ok? Qui cerco di rimanere al centro. Apro, striscio sul pavimento e ritorno. Anche qui la sensazione. Risucchio tutto verso l'alto. Stringi bene, vai, anche addomini e gluteo, pavimento pelvico, lavora tutto. Oltre ovviamente la nostra interna fascia. Ancora. Open and close. Molto bene, guarda dall'altra parte. Quindi posiziono l'altro ginocchio. Uno sull'asciugamano, uno sul cuscino. Mi raccomando, sulla stessa linea. E vado, apro, chiudo, open and close. E apro e chiudo. Di nuovo, open and close. Via. Stringo tutto. In. E ras. Ancora in. E ras. Sguardo in avanti, spalla aperta, schiena dritta. Non vado né in avanti né indietro con il busto. Mi raccomando. Bacino fermo, stabile, apro e chiudo, di nuovo, open, e open, e apro e stop. Molto bene, per il prossimo vengo su, 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 mi faccio il mio cuscino, mi varico le gambe, l'extra ruoto, e vado con un double, anzi tre pulsazioni giù e stendo. Quindi uno, due, tre pulsazioni e stendo. Tutto con la schiena dritta, le mie spalle aperte, spingendo bene verso l'esterno le ginocchia, che vi ricordo sempre cadere tra secondo e terzo dito, ovviamente il piede, e ogni volta che stendo le gambe, stringo, spingo dal tallone, rimango giù, piccoli palzi, vai su e giù, su e giù, rimani, 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 su e giù, 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 e sto molto bene qui. Per l'ultimo lavoro prendo il mio asciugamano, vado a posizionare la gamba destra su, pronta ad eseguire degli affondi laterali. Apro e chiudo, ritorno, scivolo e ritorno, e giù e ritorno. Il lavoro è serrato che ritorno. Si sente tantissimo la gamba di terra che lavora con il suo interno fascio, soprattutto quando tornate. Ma vado giù e ritorno. In e las, sempre con le spalle aperte. Schiena dritta, ruoto leggermente verso l'esterno, dita e quindi ginocchio, nel caso della gamba destra. Spingi bene sul pallone. Last one e cambio. Pronti, vai, che è l'ultimo esercizio. Pronti a partire, spalle aperte, schiena dritta, a fondo con la gamba sinistra, via. E apro e chiudo e apro, spingi bene sulla pianta del piede, scivolo di lato e scivolo torno, vado e risucchio tutto, giù, bene, giù, cerca di lasciare sempre il tallone, giù, 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 sull'asciugamano, vai e ritorno e giù. Ritorno, di nuovo.
Ancora. Gli ultimi secondi. L'ultimo. E stop. Molto bene. Per finire, un po' di stretching. Ok? Va prima nella farfallina semplice, piatto di piramide e piano piano spingi bene le ginocchia verso l'esterno e stai un po' qui. L'ultima posizione in cui ti consiglio di stare quanto vuoi, vai piano piano a sdraiarti, porta le ginocchia al petto e anche qui le lasci cadere verso l'esterno. Piano piano, piano piano la destra e sinistra, con le ginocchia che cadono appunto verso l'esterno. E rimani qui quanto vuoi.